Ciao, come va? Come stai oggi? Spero che tu stia benissimo. Io sono venuta qui a parlare di una cosa e adesso se riesco ne parlo di entrambe le cose, faccio due video. Sono venuta qua a parlare di una cosa proprio sulle cose che ci danno fastidio negli altri perché ho avuto un feedback di una ragazza che sull'argomento del video precedente mi ha scritto: "Sai cosa? A me sembra che noi ci innamoriamo", oppure forse mi ha detto che lei si è innamorata di una caratteristica dell'alieno, proprio di quella caratteristica che poi l'ha fatta soffrire. Sì, è vero, però ci sono cose che volevo dire e quindi. Però adesso venendo qua a dire questa cosa è come se l'universo mi avesse dato un segno, perché è già il secondo giorno che mi succede di vedere, tra l'altro sarà sempre lui, quell'uccellino, sia ieri che oggi, praticamente voleva interagire con la propria immagine riflessa nei vetri delle macchine. Poi a un certo punto, stremato, cadeva a terra oppure rinunciava, tornava sul ramo per poi tornare a volare verso il vetro e sbatterci contro e poi per un po'. E appunto volare col becco attaccato al vetro, quindi cercare come un modo per entrare, io presumo, in questa immagine, quindi a interagire con l'uccellino che vedeva riflesso, che era uguale a lui, perché adesso siamo nella stagione degli amori, è primavera e gli uccelli hanno l'istinto di trovare un proprio simile. Questa era la spiegazione che mi sono data. E oggi, come se lui fosse ancora lì, nel senso che quell'uccello, mi sembra che sia lo stesso, lui è ancora lì, ancora a tentare di interagire con quel riflesso. E quindi ho pensato, ok, forse è venuto il momento di continuare, tra l'altro, la nostra classificazione, perché io ho detto di volerla fare, la voglio fare, però poi questa cosa la rimando perché è difficile, ma questo non interessa a te qua. Perché è talmente tanto si parla del narcisismo, talmente. Poi è un argomento talmente importante, a parte che io ne parlo in tantissimi video, anche se proprio non lo adresso proprio così oggi, parliamo del narcisismo. Però appunto la classificazione mi si è incastrata già prima col Mister Meccanismo Svizzero, era quello adesso già tempo fa l'abbiamo registrato e adesso insomma è il turno di questo narcisista che però io, per come ho classificato io, no, le personalità dei miei nomi, quindi appunto il Mister Meccanismo Svizzero, il narcisista, cioè quello che corrisponde alle descrizioni che posso trovare nei testi ufficiali, la descrizione di questo personaggio che io chiamo il personaggio intrappolato nel proprio ego, corrisponde a quello che nella psicologia classica viene chiamato il narcisista. Però appunto voglio usare i miei nomi proprio per non essere legata a delle descrizioni con cui potrei non essere d'accordo al 100%, ma anche perché succede, è già successo in passato che in psicologia la terminologia cambia e poi io sto parlando di, ecco, di nomi che non corrispondono più alle descrizioni. Quindi oggi quando ho visto questo uccellino ho detto: "Ma mi sa che l'universo vuole che io parli di narcisismo oggi, di personaggi intrappolati nel loro ego", e mi è venuto proprio una sensazione di nausea, tu pensa. E questo è anche indicativo. La nausea non dovrebbe essere presente, nel senso che la nausea in quel momento non c'entrava niente, è quindi un sintomo che non va bene, quindi parte da un pensiero che non va bene. Il pensiero a monte era un appunto rifiuto di qualcosa, perché la nausea è un rifiuto, come un voler rigettare. Quindi ho subito pensato che okay, non è giusto che io rifiuto che esista questo, che io rifiuta che esista queste persone che sono intrappolate nel proprio ego. Effettivamente sì, io lo sto rifiutando, forse in questo momento in cui sto bene, ed ecco che cosa succede a noi quando stiamo bene, che esplode insieme alla primavera questa spietata positività, spietata verso noi stessi, positività verso gli altri, in cui ci dimentichiamo delle cose anche terribili che sono successe o comunque delle cose strane o comunque delle cose che ci hanno penalizzato, stancato, forse ammalato e vogliamo, come questo adesso sto parlando di me pensando a questo periodo perché ho appena avuto questo segno della nausea, è come se io volessi, come se tutto fosse un po' attuntito, esiste questa parola, come se mettessi della vatta sulle cose che invece erano come delle lame che io ho visto, ho capito, mi sono chiarita appunto e poi ho studiato appunto questo alienismo,
creato delle procedure, no? Il protocollo che va rispettato, e tutte queste cose rischiano un po' di, se tu ci metti un po' della vatta, le addolcisci, rischiano di sembrare meno gravi, ed ecco che poi, visto che seguire il protocollo comporta una anche dose di fatica, comunque disciplina, poi subentrano delle altre cose, come è successo adesso nella mia vita, quindi perché hai tante cose da fare, quindi forse non hai tempo di seguire proprio tutto precisamente, ed ecco che non fai più attenzione. E questo significa anche rifiutare che c'è la pericolosità, perché i personaggi dall'altra parte, i personaggi di cui noi ci innamoriamo, i personaggi però dall'altra parte appunto possono essere pericolosi, e di questo bisogna ricordarlo. Pericolosi quando tu tocchi i tasti sbagliati, quando esce la loro famosa per noi rabbia narcisistica. E quindi oggi parliamo del personaggio intrappolato nel suo ego, perché così sai cosa? Almeno il vantaggio di questo è che possiamo continuare con la classificazione. Tanto io volevo prepararmi per questo video, però boh, adesso siamo qui e lo facciamo, perché così intanto è fatta e poi possiamo passare avanti la classificazione, perché io anche non vedo l'ora di arrivare a noi, perché anche noi ci siamo nella classificazione, qualche parte qui sotto. Le caratteristiche, quindi, cos'è questo personaggio intrappolato nel proprio ego? Guarda, l'uccellino oggi ci viene proprio in aiuto, perché lui cosa fa fisicamente? Va in cerca delle cose che gli servono nel posto sbagliato. Quindi tutti abbiamo degli istinti, diciamo così. Adesso lasciamo stare le intuizioni, che forse sono già un po'. Però l'istinto ce l'hai. Per esempio, in primavera l'istinto di andare in cerca della femmina, potrebbe avere un uomo di andare in cerca della donna. E questo, diciamo, è una cosa che il corpo chiama, una cosa che tu senti. Ed è anche probabilmente una. C'è una sensazione chimica, no? Ci sono degli ormoni e quindi c'è qualcosa che ti attira, questa cosa che ti richiama. Solo poi la modalità di andare in cerca di questa cosa è sbagliata. È tanto più sbagliata quando tu vedi che non funziona e continui a farla. Questo è un po' l'atteggiamento della persona intrappolata nel proprio ego. Perché essere intrappolati nel proprio ego significa sì, stare sempre lì a fare tra l'altro di se stessi un'istituzione, no? Di egoismo. L'egoismo è, a proposito della ragazza che mi ha mandato un feedback, se stai ascoltando, tu, allora, l'egoismo è quando tu fai del tuo ego un'istituzione. Come so, il buddismo, il marxismo, cioè tu prendi una filosofia, un credo e però ne fai un'istituzione, e forse anche ti schieri non proprio contro, no? Potrebbe anche essere contro, però è come un schierarsi. Io non è che solo faccio le procedure e penso i pensieri che ho letto, che ho ascoltato, per esempio, che so che predicava Buddha. Non solo leggo quei libri, non solo io voglio seguire quella disciplina, ma proprio si crea come un'istituzione, quindi c'è tutta una religione, no? Una comunità costruita, ci sono delle regole e tutti quelli che la seguono, appunto, sono, se è il buddismo, sono buddisti, se è il cristianesimo, sono cristiani. Poi è già successo nella storia che uno si schiera, no? E dice: no, la religione giusta è questa, la tua religione, che è sempre un'istituzione, appunto, no? È sbagliata, e poi ci si anche, ecco, ci si mena, che non c'entra niente con Dio e con qualcosa che credi e che dovrebbe essere positivo. Quindi questo egoismo è come un ego, che l'ego è perfettamente giusto, è l'ego, è una cosa, se è una delle componenti di quello che sei fatto, quindi c'è l'anima che ti dice cosa fare, no? C'è lo spirito, c'è questo amore, poi c'è la collaborazione, e poi come si collabora con gli altri, visto che tu ami gli altri, sei aperto, vuoi partecipare. Allora per questo ti serve questo ego, che l'ego è il modo di fare, nel senso anche quello che hai studiato, che tu fai le cose a modo tuo. Quello è l'ego, la personalità, il tuo nome, ma questo viene dopo l'anima, dopo la collaborazione, quindi viene dopo le persone che incontri, dopo i tuoi rapporti, no? Cioè, prima coltivi il rapporto e poi tu in questo rapporto entri con la tua personalità, col tuo modo d'essere.
e con le conoscenze che tu hai che puoi applicare per le cose che hai deciso prima con gli altri. Per esempio, facciamo insieme un giardino, facciamo il co-gardening. E allora tu poi, quando vi siete messi d'accordo come fare, e tu ti sei proposto perché ti piace, per esempio, non so, più il lavoro fisico, io scavo le buche per ripiantare gli alberi, ed ecco che poi lo fai a modo tuo, quello, ecco, per esempio, no? Oppure il fatto che tu scegli questo ruolo, che tu vuoi dei lavori di forza, ecco, questo è l'ego. Però se questo l'ego diventa preponderante e c'è solo quello, questa è appunto la trappola in cui cade il personaggio che poi è intrappolato nel suo ego, che tutto comincia, parte, finisce, funziona dentro questo ego, quindi chi sono io? Io sono così e questo è giusto. E da quello parte anche la decisione. Cosa farò? Farò quello che mi fa vincere, per esempio, perché io sono il vincente. Di solito i narcisisti devono essere i primi sul podio, perché così sono stati, per questo sono stati amati da piccoli. Loro probabilmente nella maggior parte dei casi erano i golden children. Questo loro essere amati perché sono golden, è una trappola. Noi tutti cerchiamo di essere accettati, amati e giusti, e questa è una loro trappola, perché per essere amati, notati, per avere attenzione, per essere giusti, secondo loro, secondo quello che invece, secondo come loro sono stati addestrati e ammaestrati, devono essere vincenti, altrimenti niente, non hanno niente, ecco. Quindi le caratteristiche, quindi il loro modo di vivere è proprio, se ripenso all'uccellino, è questo. Loro hanno un istinto, quindi vanno a cercare qualcosa, però lo cercano solo usando, nel caso dell'uccellino, lui solo gli occhi, per esempio, perché lui è rimasto, cioè è già il secondo giorno che è lì, quindi non ha capito che quello è il suo riflesso. Che è proprio la leggenda di Narciso, no? Che si innamora, che si fissa nel proprio riflesso nell'acqua e quindi smette di sentire le altre sensazioni. Questo è il problema, perché l'uccello su cosa si basa? Sulla vista, se lui continua ad andare a cercare il proprio simile nel vetro, lì non c'è, è solo un riflesso. Quindi non usa, per esempio, l'udito, perché non c'è un richiamo vocale da quell'uccello che non c'è, appunto. Lui quindi non ascolta il richiamo dei suoi compagni, perché da qualche parte ne troverebbe qualcuno. Non ascolta nemmeno l'odore, l'odorato, perché sicuramente il vetro della macchina non profuma come un suo simile. Non ascolta, adesso in questo caso il palato forse non c'entra, perché non so se si assaggiano l'uno con l'altro, però comunque, ecco, se fosse sulla vetro della macchina questo non succede, e nemmeno il tatto, perché anche al tatto il vetro, la macchina sarà diversa da un suo simile. Quindi tutto lui si basa su quello che vede, sulla vista, e continua a pensare che quello è la verità. Che quello è il suo compagno e non capisce per come mai non riesce a avvicinarsi. E insiste, nonostante il fatto si faccia male, nonostante il fatto che non funzioni, nonostante il fatto che non succeda niente, ecco cosa significa essere intrappolati. È come un algoritmo, ed ecco, è la mente fa parte dell'ego. Ecco, io guardo i chakra, quindi io mi spiego il mondo secondo la mappa dei chakra, e tu pensa che sia la vista, appunto, sia la mente che calcola, e sia l'ego, la nostra personalità, fanno tutti parte del chakra giallo, lo chiamo io, sarebbe il plesso solare, sarebbe il chakra che sta all'altezza un po' sotto lo stomaco. E fanno tutti parte della mente, del pensiero, che appunto, se tu sei intrappolato lì, se il narcisista è intrappolato lì, lui l'unica cosa che può fare, perché una persona intrappolata lì può solo pensare, quindi decidere in base al pensiero, decidere in base alla logica. Il pensiero sa tutto quello che tu hai imparato nella tua vita, quindi il passato. Quindi ti basi sul passato, ti basi sulle statistiche, ti basi forse su qualcosa che ha detto qualcuno che secondo te è più in gamba di te. E secondo te è più gamba di te perché hai calcolato su delle informazioni che tu hai, che secondo te quello ti può dimostrare
il voto che ha una persona, ecco, una persona 10 è per esempio ben vestita, bella, forte, parla bene, tutte queste cose, no? E se quella persona ti dice è giusto fare A, magari per te è giusto fare A. Adesso per me è molto difficile immedesimarmi perché funziono al contrario, però in teoria questo, no? E anche guardando questo uccellino, di solito noi diciamo bisogna avere compassione per le persone, non aver paura delle persone che sono intrappolate nel loro ego, avere compassione. Però, a proposito della spietata positività, avere compassione senza però mettersi in pericolo, perché proprio perché loro calcolano su dei calcoli che non sono sentimento, che non sono appunto la famosa empatia, loro anche quando ti guardano, presumo, che vedono dei segni su di te, visto che non funzionano per empatia, vedono dei segni su di te e da quei segni deducono, per esempio, se sei triste, se sei felice, se funziona, se hanno detto qualcosa di giusto, qualcosa di non giusto, però questo sempre dipende dalle informazioni che loro hanno e dall'intenzione che loro hanno. Se loro hanno intenzione di capire come funziona l'umanità e di proprio l'intenzione vera di voler essere quello che noi diciamo buoni, ecco, allora può anche andare bene, nel senso che possono arrangiarsi con i loro criteri per arrivare a fare cose buone, ma non è detto che sarà così, perché dipende da cosa decidono. Loro non decidono mossi da quella sensazione che noi potremmo anche chiamare karma. Io non so come chiamarlo. Quando tu vai, sai perfettamente che se fai qualcosa, quella cosa, cioè, non la vuoi fare perché proprio ti sa di, non potresti, no? Ti sa di che non è giusto. Mentre loro questo non ce l'hanno, perché tu immagina a valutare tutta la realtà solo calcolando. Come per esempio ecco fa, fatto oggi, ci ha mostrato questo uccellino. Sono praticamente loro basano tutto su delle valutazioni. Ecco perché per loro è sempre importante l'immagine. Forse nel passato era più l'immagine fisica, per esempio doveva essere belli, io penso proprio negli anni 50, 60, ecco, da quello che si può vedere nei film. Adesso forse è un'altra cosa, no? Adesso va tanto di moda proprio essere buoni. Se io posso vedere le persone che sono le persone che trovi negli show televisivi che io vedo su YouTube, qualcosa, ecco, che ci sono dei conduttori che sembrano essere molto buoni, molto spontanei, però poi nella vita privata non lo sono, oppure se tu interpreti il linguaggio del corpo vedi che non lo sono. Quindi c'è di moda questa fare del bene, mandare per esempio i soldi in posti dove c'è la povertà, a dimostrare a tutti di essere sul podio, di essere il primo. Ecco, una volta secondo me era più l'estetica, ma al giorno d'oggi, certo che anche, soprattutto i narcisisti, ma anche i narcisisti, perché tutti ci interessa la nostra immagine, come ci si presentiamo. C'è qualcuno che non vorrebbe essere bello, ma vorrebbe essere brutto. Ecco, non credo. Questo è un po' quello che si pensava per tanto tempo, no? Il narcisismo, uno che vuole essere, apparire, ma ecco, sì, vuole apparire come vincente, vuole vincere, e in questa cosa purtroppo lui o lei sono intrappolati in questo, devono essere sopra gli altri, altrimenti, cioè questo è il loro scopo della vita, devono essere sopra gli altri, e per mettersi sopra gli altri, anche questo, vedi, è un pensiero algoritmico. L'algoritmo, no? Quando tu, a seconda di quello che succede adesso, c'è una risposta automatica dopo. È proprio la cosa che noi non sappiamo fare dalla nostra parte e che dovremmo imparare, perché questo anche serve. Se tu hai pochi soldi, non puoi permetterti di comprare una cosa, no? Questa gestione del materiale che a noi manca, questa logica che se io ho questo tempo, non mi posso fermare a ascoltare la vicina per mezz'ora. Se io sono già in ritardo, non posso fermarmi appunto a aiutare qualcuno, quello che invece a noi succede spontaneo. Quello che poi non lo sa nessuno che tu hai aiutato, perché lo fai sempre, ti viene spontaneo e non passa la storia, perché tu non fai la pubblicità che hai fatto quello, perché neanche non ti accorgi di averlo fatto e poi sei di nuovo in ritardo. E le persone magari vedono che non ti sai gestire a proposito di immagine.
È proprio il contrario, se tu stai tanto a pensare agli altri, a aiutare gli altri, la tua vita è molto penalizzata. Vedi che invece la vita dei narcisisti, dei personaggi intrappolati nel loro ego, invece funziona, no? Hanno l'azienda che funziona, hanno iscritti, hanno sponsor, hanno persone che li tengono sul piedistallo, li ammirano e sì, e tessono le loro lodi. Ti è mai successo se tu sei dalla nostra parte? No, con tutto quello che tu fai e che tu fai veramente per gli altri, che dai sempre la precedenza, cosa succede? Che la tua vita non funziona, non riesci a portare avanti tutto quello che avresti voluto fare, come è successo a me, che adesso ho tante cose e la settimana scorsa ho comunque aiutato, ma senza accorgermi, la vicina a seminare il suo prato inglese. Tu dimmi quanta priorità aveva, quanta urgenza e importanza per me aveva questa cosa, dopo che io ho così tante cose da fare adesso, che mi sono tutte arrivate in questo momento, che non riesco a smaltirle tutte. Quindi ogni sera vado a dormire pensando, ok, lo farò domani, spero di riuscire a farlo domani. E appunto mi sono anche presa il tempo semplicemente perché lei questa erba non le cresceva, io ho visto il perché, quindi mi sono fermata a spiegare. Lei è anziana, non ha capito, e quindi mi sono offerta, visto che conosco una semenza buona e poi mi piace lavorare in giardino, insomma alla fine ho speso le mie ore per lei, ma tu pensa. Perché queste sono le cose che noi dobbiamo imparare. Adesso ho detto anche il contrario di noi sono loro. Ecco, il contrario di questa cosa che tu non ci sai gestire, loro, a proposito della mente, no? Del chakra, dell'ego, loro si sanno gestire, hanno presente questa cosa del tempo, il calcolo, i minuti, l'importanza delle cose. L'allena numero 5 mi diceva sempre, ma no, io non ho neanche bisogno del planner, lo chiamo io, lui lo chiamava agenda, non ho bisogno dell'agenda perché ho questa cosa delle priorità, ce l'ho chiarissima in mente. E lui aveva tante cose, cioè aveva tante cose, aveva tante persone che lui coordinava, o forse lo fa ancora adesso, e aveva una struttura sotto di sé, anche se lui diceva sempre, ma no, io non voglio fare il leader, io voglio essere come tutti gli altri. Ma non era come tutti gli altri, era il capo, si capiva anche dal suo atteggiamento, da come tra l'altro era anche intollerante spesso verso gli altri, da come comandava, e lui aveva una struttura sotto di sé, cioè portava avanti una cosa enorme, tra l'altro molto positiva, che era benefica per tantissime persone. E lui, come un rullo, portava avanti questa cosa con grande facilità e lo puoi fare se hai le idee chiare, se hai tutto strutturato bene nella tua mente. La mente che funziona benissimo, ecco, nelle persone intrappolate nel loro ego, solo che purtroppo hanno solo quello, calcolano quello e come l'uccellino poi si. Quello che è il bello della vita, parlando anche di Narciso che si è spicchiato in quell'acqua e poi si è perso tutto quanto, parlando delle bellezze della vita, del bello del far entrare, per esempio qui c'è adesso no, l'acqua, c'è la costa, e questo movimento dell'acqua che ti entra dentro, che tu, non dico che adesso mi sento uno con l'acqua, però sì, è questa sensazione che mi sentirei diversamente se fossi in cima a una montagna, e io mi sento diverso quando sono dentro al bosco, mi sento diverso quando sono su un prato perché ci sono energie diverse. E per non parlare di quando gli uccellini cantano all'alba, in primavera, che è diverso da come cantano in estate o come cantano anche adesso che è primavera al tramonto, è diverso e ti dà una sensazione diversa. E quella sensazione. Cioè, se qualcuno a volte sai che si dice vale la pena questa cosa qui, vale la pena di vivere, per esempio, perché vivere non è sempre facile, ma è assolutamente, assolutamente, quando ti entra quel canto è una sensazione che, ecco, non si può spiegare con le parole a proposito del chakra della mente, del chakra giallo, del chakra del potere personale, del chakra dei pensieri, del chakra dell'ego. Non puoi spiegare questa cosa, se tu non hai una sensazione, se non è lo spirito a assorbirlo, non lo capisci, ecco, nel senso non ti dà quella sensazione. E questo è, secondo me, il problema di chi rimane, purtroppo, purtroppo per lui e purtroppo anche per dopo per chi è vicino a questa persona, perché non percepisce nemmeno l'amore, ecco, questa è la condizione di chi è intrappolato nel proprio ego e che come il narciso
si fissa su quello come l'uccellino stamattina, cioè lui vede l'immagine, ma allora è quello, no? Voglio arrivare a quello, è quello il mio obiettivo, sta tutto qui, tutto qui, no? In quello che vedo con gli occhi, in quello che calcolo con la mente. Ma invece, appunto, tutta la vita che ti perdi, tutta la sensazione, anche quando stai vicino a una persona, l'alieno numero 5, io lo so adesso che stava vicino a me, ma lui non aveva la sensazione di me, non veniva pervaso da quello che io sono. E quindi sì, mi definiva come una persona buona, ma quando mi guardava diceva: ma tu vuoi diventare come Gesù? Forse dopo che abbiamo detto qualcosa, quindi lui prendeva quelle informazioni di me che volevo fare le cose bene, precise, anche quelle probabilmente che poi non si notano all'esterno quando raccogli i rifiuti che non sono tuoi, quando sei molto preciso nel fare la raccolta differenziata, ma semplicemente perché, ecco, io non riesco a fare diversamente, non potrei, se so che quello viene riciclato e che fa bene alla natura, non posso prendere un pezzo di carta e buttarlo nell'indifferenziato, se non c'è il cassonetto della carta me lo metto in tasca, no? Ma sei troppo precisa, ma perché è un sentimento? Non puoi, no? Perché mi sento la parte del tutto e so che tutto è collegato e se io faccio una cosa così alla chi se ne importa, questo influenza tutto il mondo, non vorrei non portare rispetto al mondo, perché è solo se tutti siamo connessi e in armonia che poi vivremo in un mondo in armonia. Ecco, questo è secondo me. Invece il problema di chi cerca tutte le risposte in quella immagine riflessa, quello che vedi solo con gli occhi e puoi calcolare solo con la mente. Beh, adesso non mi conviene mettere questo in tasca perché comunque devo fare ancora un'ora di strada e se cammino con questa cosa in tasca, cioè sarà scomodo oppure ecco. Ma questo è un calcolo mentale. In realtà la consapevolezza che quello va nel cassonetto della carta, che quello va riciclato, è una questione di consapevolezza, non di calcolo di quello che ti conviene e non ti conviene. E la stessa cosa parlando dei rapporti, quando tu hai una persona vicino, è una sensazione, è il tono della sua voce, è l'odore, ma è quel benessere che tu senti dentro a stare vicino a una persona, ecco. Non sapevo esattamente cosa dirò, ma nel senso conosco l'intrappolamento nell'ego, quindi alla fine un po' qualcosa ho detto, non mi aspettavo di parlarne oggi, ma insomma intanto così continuiamo la classificazione. Bene, spero che sia stato chiaro, che questa cosa sia stata di aiuto e spero che sia io che anche tu, spero che noi possiamo renderci bene conto di questa cosa che quando ti relazioni con una persona intrappolata nel suo ego, lei non ti sente, lei non sa chi sei, non può sentire chi sei e non si connette con te, non si connette con te in quel modo in cui le aure si amalgamano, e non sente questa connessione che trascende lo spazio, il tempo, forse questa vita, non sente anche il benessere di stare insieme a te come io posso sentire il benessere di stare con un fiore. Questo è, eccoci, più di così forse adesso non lo so spiegare, ma tanto ne parleremo anche in altri video, proprio nel dettaglio su altri argomenti e su altri comportamenti che è giusto, utile avere con loro. Ecco, però questo sì, questo video andava fatto, spiegare un po' come la vedo io, questo intrappolamento loro, e che sì, ci dispiace, come a me è dispiaciuto vedere l'uccellino, ma sei ancora là incastrato a volerti relazionare con qualcuno che è uguale a te, che secondo te è giusto, ma che non esiste. Che non esiste, che invece sarebbe, la risposta sarebbe nell'aprirsi intanto, no? Nell'aprirsi e accettare di far entrare il mondo e poi prima osservare anche quello che senti, osservare l'effetto che ha su di te, quindi lasciarsi, mi è venuto da dire invadere, perché probabilmente dal loro punto di vista sarebbe un'invasione, lasciarsi come con l'acqua, no? Come se entrasse l'acqua, lasciarsi inondare delle sensazioni di fuori e prima accettare. E poi decidere, no, cosa fare. Prima accettare questa sensazione che ti dà un'altra persona, quindi diciamo
sentire un'altra persona, mi verrebbe da dire abbeverarsi, è più lasciarsi come se fosse una doccia di emozioni, quindi vedere l'effetto che ti fa una persona se tu non pensi, se tu la senti con gli altri sensi o anche con gli altri sensi, e poi capire, no, se è un uccellino della tua specie, se è un uccellino di un'altra specie. Però adesso è facile dire per me, io non so quali problematiche, cioè come ci si sente a essere intrappolati nell'ego e soprattutto tutta l'infanzia che ha portato loro a finire lì in disequilibrio, come la nostra infanzia ha portato noi a finire qui. Sono argomenti complessi, però parlarne serve a cominciare a capirli e quando dopo li capisci puoi prenderli e cominciare a cambiarli. Dimmi, dimmi se è stato chiaro, dimmi cosa ne pensi tu dei personaggi intrappolati nel loro ego, cosa pensi tu dei narcisisti, che più o meno, ecco, siamo lì e lì, però io preferisco usare il mio nome, il nome che ho scelto io. Ti abbraccio tanto, sono quasi stanca, io vorrei adesso registrare quell'altro video come risposta, ma vediamo se ho tempo, adesso guarderò che ore sono e se ho ancora energie per farlo. Ti abbraccio, ti auguro un'ottima giornata e dammi un feedback perché sono super insicura adesso su questa cosa che ho fatto un video senza aver pensieri prima di come farlo, senza pensare che sto uscendo di casa per fare questo. E quindi adesso sono insicura e ho bisogno di sapere se hai capito qualcosa o se mi consigli di rifarlo. Ciao, super abbraccio!